Oh, hola ragazzi. Molto piacere. Socce, che chitarra che c'hai. Molto piacere. Mani fredde. Fa un po' freddo qui fuori. Ti scaldo le mani. Che non dica che le scaldo solo le ragazze, capito? Mille. Perché so che per suonare, se non hai le mani mille, calde, esatto, è un bel casino. È un bel problema. Va bene, mettiti qui, vieni più in qua. Eccoci. Poggiati così, stai. Ecco, perfetto, tanto io mi faccio in un angolino. Allora, che cosa... Intanto come ti chiami? Francesco Vinciotti. Di dove sei, Francesco? Di Roma, vicino Roma, Tivoli. Vinciotti di Tivoli. Sì. Che cosa fai nella vita? Io sono un cantautore, almeno ci provo. Ho capito, ma di che cosa vivi? Domanda che si fa sempre, no? Sì, vabbè, ok, sì. Ma di che cosa vivi? Musicista, comunque, ci provo. Ho vari gruppi, facciamo serate, è molto difficile in Italia. Molto difficile, certo, però... ma serate anche cover. Cover, sì, sì, sì. Purtroppo siamo quasi obbligati. Che cover fate? Tu sei cantante? Io sono, no, della cover sono il chitarrista e siamo, facciamo la cover di Fabrizio Moro, che tra l'altro è un mio amico, insomma, lo conosco abbastanza bene. E giriamo i locali di Roma, insomma, qui proponendo i pezzi di Moro. Ti piace la canzone che ha Sanremo? Sì, diciamo mi aspettavo leggermente di più, però sì, okay. A grandi linee. A grandi linee, beh, per essere uno che fa cover di Fabrizio Moro mi sembra che tu l'abbia stroncata. Di... Cioè ci so, ha fatto canzoni migliori secondo esatto, me. Ok, va bene, va bene. Ok. È accoppiato con Animal Metta, ti piace? Sì, 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 sono sì. Due, comunque secondo me due artisti bene. Che vanno di pari passo. Adesso fai canzone tua, quindi. Sì. Bene. Sì, poi a me piace insomma fare un po' tutto da solo, quindi faccio arrangiamenti, testi nel mio studietto, quindi. Fammi ascoltare. Faccio tutto da solo, adesso faccio un brano. Sentiamo se. La chitarra resiste. Sì. Si intitola Istinto e Cielo. Come si chiama? Istinto e Cielo. Istinto e Cielo? Sì. Ok. Luce sempre accesa nei bar. Notte e giorno freddo, caldo, sole e pioggia. Occhi immersi nella realtà. Soldi, fame, studio, casa, notti in bianco. Cosa c'è di strano se non sai che vivi? Cosa c'è di strano in questo dai? Tu vivi lì tra istinto e cielo. Stefano Ciccioli dice: caro Red, Vinciotti
È tanta roba. E chi è questo Stefano? Stefano Cicciola è un mio grandissimo amico, nonché... E Massimiliano Negroni? Massimiliano Negroni è un mio collega. È un cantautore anche lui, ci sentiamo spesso. Perché da grande fra vai e... Ciao Massi. Hai capito? Ottimo musicalmente, ma le parole e la voce non lasciano traccia. Questa è una... Questo mangia Giacomo i Vigino. Certamente la canzone non spicca per originalità, ottimo musicalmente. Allora, come mai ha deciso di scrivere il brano in tonalità F? Diciamo che... In fa. Dai, diciamo che... Io non sono musicista. In inglese, cioè ci chiedo, G e Sol. F fa. Vabbè, ma io I'm in English. I speak English, so why did you choose F as tone for your song? La domanda è la stessa? Sì. No, perché... Ok. Questa è la più bella. Quando... Qui devi fare dei clip con il meglio, questo già... Infa, perché diciamo le ho provate un po' tutte con questo brano. C'è anche lo zampino di Jacopo Radini che mi ha aiutato un po'. No, grande, difatti ti assomiglia anche un po'. Sì, sono un suo grandissimo fan. Esatto. E poi l'ho lasciata. Strano che non arrivi la Robby ad ascoltare, perché. L'ho lasciata in fa perché comunque è la tonalità che sento più mia. Ok, va bene. Senti, niente. È chiaro che è un casino portare avanti varie attività musicali contemporaneamente. Certo. Perché non, cioè, è come fare il cameriere e fare lo chef e fare il gestore del locale. Esatto, devi, purtroppo sì. Devi cambiare abito velocemente e andare purtroppo, in scena. Purtroppo sì. Ma hai fatto dei dischi tuoi? Disco mio, diciamo, sto lavorando al disco, ho portato questo qui che è un provino, insomma, ci sono brani, chitarra e voce ancora che ancora non ho lavorato. Sì, questo è un CD promo. È no, un demo. Mi porterai quando avrai un disco. Ok, va benissimo. Okay. Bene, grazie. Grazie. Ciao, a te. Ciao. Complimenti. Quando fai un disco e lavora un po' più sul testo e anche okay. Su. Va bene. Cioè fai più poesie. Dopo che hai scritto un testo, non è finito, inizia il lavoro. È un punto di partenza. Esatto, per farlo diventare poetico e farlo diventare un quadro. Okay? Esatto. Ciao. Grazie mille. Ciao. Francesco Vinciotti da Roma.